Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti così numerosi a questa occasione per la cultura, per la Toscana, per l'Italia e per l'Europa. Avvicinatevi pure qui nello spazio davanti alle opere e permettetemi un ringraziamento innanzitutto al sottosegretario Lucia Borgonzoni per aver voluto fortemente essere qui con noi, testimoniando così l'attenzione del governo italiano per questa iniziativa. Grazie all'ambasciatrice d'Italia a Bruxelles Federica Favi, al presidente del gruppo ID Marco Zanni che ci sta raggiungendo, al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti che ha coorganizzato questa esposizione insieme a me, a Mince Lukoff, la figlia di Anneke Beaumont, una delle autrici dell'opera Stepping Forward, esposta qui al Museo dei Bozzetti e poi chiaramente esposta all'originale in Rue de la Loi qui a Bruxelles davanti al Consiglio. E a tutti gli intervenuti oggi, ai cari amici e colleghi che vedo qui a questa presentazione. Questa occasione a cui abbiamo a lungo lavorato è per me grande motivo di orgoglio, da toscana, perché la nostra terra ha una lunga tradizione di arte e di scultura che ha ispirato e influenzato la produzione di tutto il mondo per secoli. Questo vanto non è soltanto un'eredità del passato, ma continua a essere un punto di riferimento internazionale per la scultura e l'arte contemporanea. La città di Pietrasanta in provincia di Lucca ne è testimone. Coniugare i prodotti della terra, come il marmo delle Apuane, alla nostra capacità di realizzazione artistica è un connubio meraviglioso. Questo binomio attira artisti indiscussi ed indiscussa fama da tutto il mondo. I nomi degli artisti che sono esposti in questa mostra ne sono la plastica dimostrazione. Oltre alla Beaumont parliamo di Fernando Botero, Anna Cromi, Alberto Cortina, Niki de Saint-Phalle, Jean-Michel Folon, Igor Mitorai, Jean Paté, Giuliano Vangi, Ken Yasuda, Cinzia Sa, Jens Flemming Sørensen. Abbiamo allestito questi spazi dove ogni giorno si incontrano parlamentari, funzionari e ministri di tutta Europa, pensando proprio all'Europa. 10 di queste opere infatti sono collocate nelle piazze di tutta Europa, dall'Italia alla Francia, al Belgio, alla Spagna, a Praga, alla Germania. Ho tenuto particolarmente all'organizzazione di questo evento per rimarcare il ruolo che la conoscenza degli artigiani del marmo e del bronzo gioca nella realtà degli scambi culturali europei. Tutto questo grazie alla capacità delle botteghe di Pietrasanta di attrarre artisti provenienti da paesi e contesti diversi, comunicando con loro attraverso il linguaggio universale delle arti visive, in particolare della scultura. Questa mostra vuole unire, non dividere. Queste sculture sono innovative e dirompenti, sì, ma non offendono nessuno. Parlano tutte con un linguaggio che non conosce barriere, quello dell'arte. Penso ad esempio al significato della Concordia di Luciano Vangi, qui esposta, che porta con sé un messaggio di pace in un'Europa alle cui porte si consumano dolorosi conflitti. Oppure penso ad Anna Cromi, che ho personalmente conosciuto quando ero sindaco di Cascina. Abbiamo allestito un'esposizione nel mio comune e in quella occasione, proprio in quella occasione, le promisi che avrei portato una sua opera a Bruxelles, al Parlamento Europeo. Purtroppo Anna Cromi non è più con noi, però sono fiera di aver mantenuto quella promessa alla sua memoria e all'arte che, la sua arte che rimane immortale. Nel corso del Novecento e del Nuovo Millennio questi 12 artisti selezionati per la mostra hanno trovato nell'Apo Versiliese una fonte di ispirazione e di ricerca. Hanno trovato un ambiente che da oltre un secolo è un polo di attrazione per scultori, pittori, scrittori e musicisti. Sono scultori italiani e stranieri che hanno riconosciuto prima nel marmo apuano e poi nel bronzo e nell'alto artigianato delle botteghe di Pietrasanta e Carrara le nuove possibilità della scultura novecentesca e contemporanea. Quanto si trova alle nostre spalle è la testimonianza che la Toscana e l'arte formano un connubio perfetto, che nel corso della storia ha dato alla luce autentici capolavori e che continua attraverso la sapienza delle nostre maestranze e dei nostri splendidi artigiani a dare lustro al territorio di tutto il mondo. Prima di passare la parola ai nostri illustri ospiti e raccogliere eventuali domande, volevo enfatizzare l'importanza della valorizzazione della nostra cultura e soprattutto di facilitarne gli investimenti.
La cultura, come sappiamo, è una delle caratteristiche distintive dell'Europa, che ha ricchezza di storie e tradizioni che la distinguono dal resto del mondo. La cultura europea è uno dei fattori principali dell'identità europea. È stata tramandata di generazione in generazione, ha influenzato le arti, la letteratura, la musica, l'architettura e più recentemente la moda e il design. La cultura europea è un patrimonio unico e insostituibile, che deve essere preservato e valorizzato. Ma la sua importanza non si limita alla conservazione. La cultura è un fattore economico vitale che genera occupazione, crea ricchezza e aumenta la competitività del nostro continente. Il settore culturale è infatti uno dei più importanti dell'economia italiana e europea, con una vasta gamma di realtà e imprese che danno linfa vitale al settore. Inoltre la cultura, i colleghi che lavorano con me in questa commissione lo sanno perfettamente e hanno sperimentato sulla loro azione politica, che è un importante fattore di soft power, cioè di influenza e di attrazione esercitata dall'Italia e dall'Europa sui terzi. La cultura europea è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo ed è un veicolo importante per promuovere l'immagine dell'Europa all'estero. In conclusione, l'importanza della cultura europea è molteplice e vitale. Essa rappresenta un patrimonio unico e insostituibile che deve essere valorizzato e che contribuisce alla coesione dell'Europa e alla sua influenza nel mondo. Per questo motivo dobbiamo impegnarci a promuoverla, valorizzarla, sostenerla e proteggerla. Solo così potremo garantire che le generazioni future possano beneficiare della nostra eredità culturale e continuare a costruire un'Europa forte e rispettosa delle sue radici. Grazie. Adesso Marco Zani, il nostro presidente del gruppo Identità e Democrazia, per un saluto. Grazie Marco. Grazie Susanna. Molto velocemente, perché poi lascio spazio insomma ai promotori e ai protagonisti, alla sottosegretaria e all'ambasciatrice. Mi fa molto piacere ospitare e poter insomma intervenire in questa mostra, perché abbiamo bisogno di bello e di arte al Parlamento europeo e credo che chi più dell'arte italiana possa rappresentare questo elemento in Europa. E poi l'arte come crocevia della cooperazione europea, no? Il marmo, la lavorazione del marmo, del bronzo, della zona di Pietrasanta, rappresenta questa tradizione di come l'arte nei secoli sia stata il crocevia della cooperazione. Noi mecenati, i nostri artisti dalla Toscana, ma non solo, che sono andati in tutta Europa a mostrare la nostra arte, le nostre capacità, rappresentano anche il primo nucleo di questo che è stata questa mescolanza di tradizioni e di condivisione che ha avuto proprio nell'arte il suo punto fondamentale. E poi l'arte e la cultura, che spesso anche qui in Europa purtroppo sono un po' lasciate da parte, sono considerate un po' come questioni di serie B, quando invece il potenziale di questo settore è enorme. Chiaramente è enorme per l'Italia, che custodisce una gran parte del patrimonio culturale e storico europeo, e la Toscana rappresenta sicuramente una parte importante di questo patrimonio, ma è importante anche per il resto d'Europa. E proprio grazie anche alla contaminazione italiana e ai nostri artisti che hanno portato le nostre capacità, la nostra qualità. Oggi si parla di materie prime anche in Europa, in altri settori, ma le nostre materie prime d'eccellenza in tutta Europa e addirittura in tutto il mondo. Quindi grazie ancora, spero davvero che questa esposizione insomma sia anche il segnale per cambiare passo sul tema dell'arte e la cultura anche qui al Parlamento europeo. E siccome da italiano lo voglio dire, purtroppo qui ogni giro di presidenza semestrale del Consiglio espongono le opere significative di questi paesi, e diciamo che quando l'Italia non ha la presidenza di questo semestre, diciamo, ne vediamo delle cose bellissime. Quindi insomma ci fa piacere vedere qualcosa di bello, qualcosa di significativo che viene dal paese dell'arte, dal paese della cultura, qui al Parlamento europeo. Grazie ancora e buona mostra. Grazie Marco. Adesso darei la parola a Mince Lukov, la gallerista d'arte qui a Bruxelles e figlia dell'artista Anneke Beaumont, per un overview sulla scultura Stepping Forward. Prego.
I hope it's okay that I'm going to speak in English. Thank you so much for having me. So I'm the daughter of Hanneke Beaumont, who made that sculpture there. You see the bozzetto of the larger scale work that you'll all no doubt know, which is located on the Rue de la Loire. This sculpture was made a few years earlier than the installation, and the theme of the sculpture is this careful step that one takes, and meaning actually a decision, a careful step into the unknown. If you see, it is a measured step. It's careful and it doesn't know exactly where it's going to lead, but it's taking the risk of advancing. And it's a theme that very much touched the people who chose this sculpture some years ago. So, as you can see also, the sculptures of Hanneke Beaumont are androgynous. You don't really see if they're a man, if they're a woman. You don't see from which time they are. They have no hair. The outfit is basically meant to hide the gender. And they're meant to be universal human beings. So they're not from any particular location. The age is indifferent. Man, woman, old, young, where they're from, it doesn't matter, because she aims at portraying universal human beings. And this stepping forward and this decision that one has to take in a life into the unknown is something that any human being has to cross at one point in his time. Other subjects that she will use, that she will work on, will be melancholia, will be loss, will be, I mean, many moments that people encounter in their lives. So how the sculpture got on the Rue de la Loire? Well, in 2006, she was contacted by a committee that was working on the building. At the time, it was called the Lex. I don't know what it's called now. So the committee was, they had certain people that were art advisors. You had Louise Descombes, who was the main art advisor on the project. She's not here. I tried to make her come, but she was unavailable. There was also the architect of the building. So they had a whole committee who actually, based on that book set, chose Hanneke's work after considering many different options by many sculptors. So once the project was approved, off she went to Pietrasanta. And in Pietrasanta is like a second home for all of us. I mean, we've been going there for nearly 30 years. It's a place we absolutely love. And they have all the artigiani and the help for her to go from a work that is this size to a monumental bronze. The bronze on the Rue de la Loire is 4 meters high. And so first she had to re-sculpt it completely in the clay. So there were artigiani to help her set up the armature. And when she made it in the clay, she had to go up and down a scaffold. And it was a wobbly scaffold. And she had every time walking up and down and looking at from below, going back up. For sculptors, people don't really realize, but when they make these monumental works, the vision you have of them up top is not the same as the one you will have when you're down below. So it is a challenge, especially in figuration, to have it look right. So then the sculpture was completely recreated at a height of 4 meters, and then we had the fabulous mold makers from Pietrasanta who made the mold. Then the mold went to the foundry. The sculpture was cast at the Fonderia Mariani, which is one of the best foundries in Europe, that also works for Mitterrand and for Botero and for and for many very important sculptors, for Anacrome as well. They made fabulous work at the casting. If you look in the catalog, there's a picture with all the artigiani of the foundry. So basically, I would like to finish by saying that thanks to the excellence of all the artigiani of Santa, the ambitions of all these artists become reality. It is teamwork. So once they have their crazy creative ideas, there's a little thing about that sculpture, is if you look at the one on the Rue de la Loire, this 4 meter sculpture is resting only on the front of 1 foot. So they had to have all the engineers, and it had to resist 300 kilometers an hour of winds and so. So it was a challenge also for the foundry. So we thank Pietrasanta, Italy, for all the work.
presentazione da parte del coorganizzatore di questa mostra, il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti. Grazie Susanna, grazie a tutti per essere qua. Susanna ed io siamo stati quelli che hanno dato la spinta alla realizzazione di questa importante, iniziativa, di questa importantissima mostra per Pietrasanta, per gli artigiani, per gli artisti, per la Toscana e per l'Italia. Quindi grazie di essere qua, grazie anche al sottosegretario Lucia Borgonzoni, alla nostra ambasciatrice qui in Belgio che rappresenta l'Italia e alla figlia di Beaumont, che è la scultrice che poi ha realizzato un'importantissima scultura che è all'esterno del Parlamento. Quindi lo sviluppo artistico, si parla di Pietrasanta e delle sue origini, in virtù della disponibilità del marmo estratto dalle cave sulle vicine alture, getta le sue fondamenta a partire dal 300, con quella classe di scultori, scalpellini, architetti ed artigiani specializzati, i cosiddetti magistri lapidium, destinati a generare la specifica cultura di cui Pietrasanta divenne nota e che ancora oggi è prezioso riferimento a livello internazionale, quale culla della scultura. Non per caso Michelangelo Buonarroti si affidò ai cavatori e ai maestri della Versilia per trovare i marmi per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze, come ricordano le lapidi poste su due palazzi del centro. Con alterne vicende, la Pietrasanta creativa mantenne nel tempo un ruolo di primario piano e con l'impulso della locale scuola d'arte che formò generazioni di artigiani versigliesi e di lungimiranti imprenditori, la scultura in marmo conobbe dagli anni 70 del secolo XX una straordinaria stagione con artisti provenienti da ogni parte del mondo chiamati a riscoprire il marmo, un richiamo che ancora oggi fa sentire la sua forza dopo aver generato sul territorio un vero sistema arte di cui fanno parte integrante lavoratori e botteghe artigiane, fonderie, artigiani del settore con le più disparate competenze, numerosi atelier d'artista e un'elevata concentrazione di gallerie. Il centro nevralgico della cultura artistica, al di là delle continue espansioni temporanee dedicate all'arte contemporanea, ospitate nella chiesa e nelle sale del chiostro di Sant'Agostino, è il Museo dei Bozzetti, una vera e propria istituzione che raccoglie dagli inizi del Novecento la storia della scultura prodotta a Pietrasanta e costruita in ogni angolo del mondo. Di molte delle opere realizzate nei laboratori e nelle fonderie locali, Pietrasanta conserva testimonianze attraverso una collezione di bozzetti e modelli che oggi conta oltre 1000 pezzi. Dei 380 artisti internazionali, una visita al Museo dei Bozzetti è come sfogliare un'antologia. Qualche illustre esempio: da Joan Miró a Fernando Botella, a César, a Pietro Cascella, ai Dormitorai, Pietro Gonzaga, Giuliano Maggi, Jan Yasuda, artisti che hanno deciso di sposare la loro creatività con Pietrasanta dei suoi artigiani, talvolta scegliendo di prendervi fissa dimora o di fare un buon ritiro in famiglia. Assai più di recente, la nascita del turismo balneare che si sviluppa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando le famiglie facoltose di Pietrasanta cominciarono a costruire residenze di villeggiatura vista mare. C'è anche il mare da noi, quindi abbiamo questa bellissima costa super attrezzata. Da semplici e spartani capanni in cui rifugiavano i primi selvaggi dei bagni di sole e di mare, i futuri bagnanti nacquero stabilimenti balneari attrezzati, prima divisi per uomini e donne, poi promiscui con una progressiva offerta di servizi. Nel 1912-13 la tranvia elettrica semplificò i collegamenti costieri e nel 1914 si inaugurò la linea Pietrasanta Fiumetto, in località della Marina. Negli anni 20 e 30 Marina di Pietrasanta era ormai tra le mete costiere più in voga. Risorgevano nuclei di abitazioni stabili, pensioni e ristori e si manifestò una crescita urbana consistente. Nel 1928 Pietrasanta venne ufficialmente riconosciuta come stazione di cura, soggiorno e turismo, frequentata sin dagli esordi da numerosi uomini di cultura e artisti, dal poeta Gabriele D'Annunzio allo scrittore
scrittore Rinaldo Cucina, critico letterario Luigi Russo, da Pietro Funi, Francesco Messina, Carlo Carrà, Pietro Annivoni, Giovanni Acci e molti altri. Con la guerra della fascia costiera divenne una desolata landa disseminata di mine e fortificazioni, ma con la fine del conflitto bellico la vita riprese e con essa lo sviluppo della giunse al culmine negli anni 70, come testimonia la bussola di Cocento, un club sul mare che ben presto si rilevò uno dei più importanti palcoscenici della musica italiana e internazionale. Vi erano soliti esibirsi artisti come Mina, Peppino Di Capri, Celentano, Artea Franklin, Ray Charles, Ella Fresca, Louis Armstrong, erano i mitici anni lucenti della Versilia. Oggi Pietra Santa vive una stagione di turismo più consapevole ed esperienziale, una stagione caratterizzata da vivacità artistica e produttiva, da una molteplice offerta culturale, mostre, musica, danza, poesia, cinema, enogastronomia, forte dalla propria identità storica e creativa, che come di radicate tradizioni ma costantemente rivolta verso il mare a ricerca di sempre nuovi orizzonti. Ed è grazie a questa energia che oggi siamo arrivati fino al Parlamento europeo, portando un interessante assaggio della nostra identità. Con la mostra Le origini della scultura Pietrasanta, un ponte tra Toscana e Europa. Vogliamo farvi comprendere come questo centro di creatività nutrito di marmo e salsedine irradi la propria creatività a livello europeo ed internazionale. Nei nostri laboratori e nelle nostre fonderie, qua si vede anche dal video, nascono ogni genere di opera d'arte, partendo dai piccoli bozzetti riprodotti sulla materia in dimensioni anche monumentali, opere destinate a nobilitare spazi pubblici e privati di ogni parte del mondo. Nel contempo vogliamo mostrarvi come Pietra Santa sia un riferimento per gli scultori di ogni provenienza. Per questo specifico percorso espositivo, a cura del direttore scientifico del museo, la dottoressa Chiara Celli, abbiamo scelto 12 artisti che riteniamo particolarmente rappresentativi del dialogo tra Pietra Santa e l'Europa. Si tratta dell'italiano Alberto Cortina, del giapponese Kan Yasuda, del polacco Igor Mikulaj, dell'olandese Jan Pieter, del danese Jens Flemming Solis, della francese Nike de Saint-Fan, della ceca Anna Cromi, del belga Jean-Michel Colomb, dell'italiano Giuliano Vangi, della britannica Cinzia Sasch e del colombiano Fernando Botero, mentre il ruolo di ambasciatore della cultura europea è presenta con la scultrice olandese Henk Mont, la cui opera è collocata presso la sede del Consiglio dell'Unione Europea, il Roi della Eloi a Bruxelles. Di tutti loro scopriremo l'idea primogenea da cui nasce l'opera finita, quei bozzetti e quei modelli che ci consentono di scoprire la scultura come se osservassimo un albero dalle sue radici, un punto di vista inedito, privilegiato, ma anche un viaggio nella scultura, dei linguaggi dell'arte attraverso l'Europa ed Europa. Ringrazio per questa importante opportunità l'onorevole Susanna Ceccardi e tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra, sia qui a Bruxelles, sia a Pietra Santa. Dallo scorso dicembre abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione del Museo dei Bozzetti, collaborando dapprima con le Gallerie degli Uffizi di Firenze, la mostra Lo sguardo d'idea, realizzata nel chiostro di Sant'Agostino, quindi prendendo contatto con le più importanti istituzioni d'arte nazionale per future interazioni tra le rispettive collezioni. Mi auguro che questa presenza al Parlamento europeo sia foriera di nuovi contatti per il museo e possa soprattutto catturare la curiosità e l'attenzione di tutti voi, facendovi scoprire come nasce una struttura dal racconto stesso dell'artista contenuto nel bozzetto. Qui ci sono 12 bozzetti che sono la parte dove ogni artista mette mano manualmente al bozzetto, all'opera, e da lì nasce e si sviluppa poi quello che è la scultura monumentale. Questo è un lavoro fatto di passione, un lavoro fatto di cuore, un lavoro dove a Pietra Santa trovano veramente l'ispirazione e la scintilla che trova in questo luogo magico, veramente dove ci sono i nostri artigiani più importanti
che noi li definiamo gli artigiani dalle Vene d'Oro, perché sono veramente il numero uno al mondo. Oggi Pietrasanta è una città a livello internazionale riconosciuta a questa eccellenza grazie veramente al lavoro dei nostri scultori, dei nostri artigiani, scultori che insieme creano delle cose veramente meravigliose, che sono anche un modo per fare economia, ma sono anche un modo per portare pace. Oggi ce n'è veramente tanto bisogno. Quindi grazie a tutti, viva la Toscana, viva l'Italia e viva il Museo del Pozzino. Grazie. Della nostra rappresentante dell'Italia a Bruxelles, l'ambasciatrice Federica Fabi. Grazie. Io sono qui in realtà per ringraziare. Le sono grata, onorevole Soccanti, per questa iniziativa e sono grata al sindaco anche per aver portato questa mostra, per aver portato una parte speciale della cultura italiana. E sono grata al senatore Borgonzoni, sottosegretario del Ministero della Cultura, perché con la sua presenza rende questo evento ancora più grande. La cultura italiana non ha bisogno di essere presentata e l'Italia ci sorprende sempre. Anche a noi italiani, lo dicevamo un momento fa, oggi che ci sorprende il Museo dei Bozzetti, che vediamo rappresentare in realtà un po' tutta l'Europa, e non solo, perché c'è anche la Colombia. Io sono particolarmente colpita non solo dalla parte artistica e culturale, in sé di questa mostra e di questa iniziativa. Per un ambasciatore, dicevo, d'Italia è facile essere orgogliosi e far parte o far presenziare ad eventi come questi. In realtà quello che a me colpisce di più in questa occasione è la capacità di Pietrasanta, del Museo dei Bozzetti, e come in tantissime altre parti d'Italia, di creare il dialogo interculturale. Ecco, questo è un elemento in più che la cultura italiana riesce a fare, mettere tutti insieme. È il soft power italiano, è esattamente la nostra capacità di dialogare in tutti i settori, ma anche attraverso la cultura, e forse soprattutto attraverso la cultura. La cultura è la chiave, è il volano di tutte le nostre relazioni internazionali, dalla mediazione diplomatica all'economia. Spesso entriamo nei paesi, anche lontani, che non conoscono l'Italia attraverso la nostra cultura per aprire forme di collaborazione in tutti gli altri settori. Per questo io vi ringrazio. Credo che non ci sia scelta migliore, trattandosi di dialogo interculturale, di aver realizzato questa mostra all'interno del Parlamento europeo. Congratulazioni. Grazie, ambasciatrice. Prima di dare la parola al sottosegretario alla cultura del governo italiano, voglio anche ringraziare il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ieri ha visitato questa mostra insieme a me e al sindaco e ci ha fatto i complimenti, è rimasta colpita ed estasiata, perché questo è un pezzo di Italia molto spesso sconosciuta, no? Magari molti di voi, se non la gran parte di voi, non conoscevano questo Museo dei Bozzetti, e questa è un'occasione per far capire quanto l'Italia sia vasta e ancora sconosciuta. Ecco, quindi agli italiani, visitate l'Italia perché è lunga, larga, bella e sconosciuta, e naturalmente ai colleghi stranieri. Venite in Italia, venite in Toscana, venite a Pietrasanta, nella provincia di Lucca, in tutta la Toscana quest'estate, i viaggi sono aperti e è una grande occasione per scoprire davvero dei gioielli inestimabili, un valore inestimabile di tesori che non finisce mai. Colgo anche l'occasione per salutare il consigliere regionale della Toscana Massimiliano Baldini, che ci ha raggiunto qui a Bruxelles, e adesso l'intervento atteso del sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. Grazie.
io a ringraziare per l'invito e devo dire che il sindaco insieme a Susanna hanno fatto un grandissimo lavoro e un lavoro credo anche molto importante per il luogo dove questo lavoro viene portato. Non mi addentrerò a parlare delle bellezze che abbiamo, che sono sotto gli occhi di tutti, l'hanno già fatto benissimo Susanna e il sindaco. Quello che ritengo importante e che penso che sia il messaggio di questa mostra sia comunque il fatto che l'Europa è da sempre un crocevia di quello che siamo noi, che sono, pensiamo dalla filosofia greca al diritto romano per arrivare alle nostre forti radici giudaico-cristiane, che sono comunque in quello che noi facciamo e che noi esprimiamo. Sicuramente il momento in cui forse l'Italia è diventato veramente di questo crocevia il centro e Pietra Santa è il centro del centro è stato dal Rinascimento in poi. Noi abbiamo visto sempre una centralità maggiore, la nostra arte diffondersi sempre di più, prima è stato citato Michelangelo che con i suoi allievi a Pietra Santa è andato. Ma quello per me che è importante, essendo qua, è quello magari di sensibilizzare ancora di più l'Europa rispetto a quello che sono queste nostre radici e quello che rappresenta la nostra cultura. Spesso l'arte viene messa, e quando parlo di arte parlo anche degli artigiani, l'arte in generale, tutte le imprese culturali e creative vengono messe in secondo piano quando in realtà oltre a essere cultura, sono un volano per il PIL dei paesi, in Italia poi in modo incredibile, che spesso viene sottovalutato, ma sono importanti perché sono le radici di quello che siamo. Io penso sempre che per costruire qualcosa per il futuro bisogna avere salde e forti le radici da cui tutti noi partiamo. In Europa dobbiamo essere forti perché spesso ci arrivano dall'Europa anche per quanto riguarda la nostra arte, pensando agli artigiani, prima parlavamo con Susanna ad esempio delle ceramiche, direttive, o rischiano di arrivare direttive che metterebbero a rischio quello che è il nostro patrimonio, il nostro saper fare, quello che crea il famoso know-how che poi ci porta a essere forse per il soft power la nazione più facilitata di tutti. A me è capitato spesso di andare in altre nazioni partendo e portando la nostra cultura per poi parlare di altro, perché la cultura è quella chiave che unisce. La cultura deve unire, questo è il fine. Sicuramente la cultura è fatta anche per ragionare dei grandi sistemi, però è anche per unire e trovare quel ponte per potersi raccontare e sentire gli altri come si raccontano. E sicuro qua ne abbiamo un esempio. Pietra Santa è un luogo dove si è incontrata l'Europa e non solamente l'Europa. Gli artisti dal mondo arrivavano a Pietra Santa, andavano dagli artigiani, grandissimi artigiani che sono artisti anche loro, per poi riportare in tutto il mondo un po' di Pietra Santa e un po' d'Italia, perché ora noi abbiamo parlato delle opere esposte nelle piazze, ma pensiamo anche a tutti i collezionisti privati, c'è un po' di Pietra Santa ovunque. Prima dicevo al sindaco, c'è una presenza Pietra Santa fra gli studi, quelli dove si fanno queste opere d'arte e dove si espongono, che è enorme. Quelle d'esposizione sono più di 40, gli studi dove vengono esposte le opere d'arte, diceva il sindaco, più di 100 i luoghi dove vengono fatte. Probabilmente Pietra Santa andrebbe presa e fatta diventare patrimonio dell'umanità per la quantità di arte che c'è e di luoghi dove l'arte viene fatta, perché noi di questo dobbiamo essere orgogliosi. Ogni tanto lo siamo di più quando siamo all'estero di quando siamo in Italia. Per cui magari c'è tanta gente che non è andata a vedere il Museo del Bozzetto, poi quando lo vede qua dice mamma mia, abbiamo qualcosa di incredibile, di bellissimo. Dobbiamo essere più orgogliosi di noi e, come dico sempre, dovremmo imparare a guardarci anche con gli occhi degli altri per capire quanto siamo bravi in certe cose, quanto abbiamo da raccontare. E penso che da un lato abbiamo anche la responsabilità di mantenere tutto questo e di riuscirlo a raccontare e di riuscirlo a difendere da tante cose che ogni tanto vengono in mente in modo folle ad alcuni, come cancelliamo quello che
può offendere ora, rileggiamo la storia con gli occhi di oggi, quella passata, mettiamo delle regole che possono mettere in ginocchio il nostro artigianato, c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale e della tutela del nostro patrimonio e tutto quello che è diritto d'autore. Noi abbiamo questa grande responsabilità perché noi siamo un po' i portatori di tanta cultura e sicuramente da una parte un vantaggio, dall'altra parte però ci rende responsabili di questo. Per cui veramente ringrazio ancora tanto, ringrazio il sindaco, ringrazio Suanna, ringrazio l'ambasciatrice, ringrazio per la fantastica spiegazione e racconto di questa statua che è posizionata proprio qua vicino, che racconta di questo passo in avanti, che è quel famoso passo in avanti che bisogna fare tutti assieme, e per farlo tutti assieme, come ho detto, ci vogliono delle radici forti e penso che il nostro compito sia quello di mantenerle. Grazie ancora. Grazie Lucia per le tue parole così importanti che rappresentano quelle del governo italiano, che si sta spendendo molto per la valorizzazione della nostra cultura e del nostro patrimonio storico e artistico. E voglio fare anche una piccola chiosa. Vedete, in questi giorni le mostre del Parlamento europeo sono sotto i riflettori perché alcune mostre vogliono scandalizzare, vogliono provocare a tutti i costi. Bene, io penso che a forza di provocare ormai non ci sia più la novità, mentre la mostra che noi abbiamo organizzato con un lavoro di mesi, questa mostra che voi vedete, è una mostra fatta perché vuole unire, sempre con il linguaggio universale dell'arte, della scultura, delle arti visive, linguaggio universale della cultura. E a vedere i visitatori che si sono fermati, non tanto per il clamore mediatico che ha suscitato, ma proprio per la meraviglia che vedevano sotto i loro occhi, qui vediamo sempre funzionari o parlamentari o staff molto a testa bassa, impegnati a lavorare e a correre, ma ho visto alzare gli occhi a questa meraviglia. E questa è la soddisfazione per noi che ci abbiamo lavorato mesi più grande. Quindi cerchiamo appunto di essere innovativi, sì, fare un passo avanti, come dice l'opera della Beaumont, come ha ricordato il sottosegretario Lucia Borgonzoni, ma cerchiamo anche di unire sulla base dei valori e della nostra identità, che è quella veramente che noi dobbiamo preservare e conservare. Grazie a tutti. Adesso faremo una piccola overview delle opere insieme alle bravissime dipendenti del Comune di Pietrasanta, che devo ringraziare perché hanno curato tutta questa mostra e sono il catalogo che potete prendere e sono state veramente preziosissime, e dopo vi aspetto per il buffet tra pochi minuti al termine della visita. Ora taglieremo il nastro per l'inaugurazione, giusto? Poi facciamo un overview e dopo un piccolo rinfresco. Grazie. Sì.